Buonasera a tutti, ci troviamo qui alla Lovely Dance Beauty and Fitness. Stasera abbiamo degli ospiti importanti, qui alla mia sinistra Francesca e Loredana, che ci presenteranno un libro molto importante, ci parleranno del loro metodo e quindi ascolteremo con tanto interesse. Abbiamo anche Marina qui con noi stasera e Rossana, onorata della sua presenza, e quindi passo la parola immediatamente a Francesca. Francesca, allora presentaci questo nuovo libro, La mia voce, il mio suono. Sì, grazie. Lo mostro, eccolo, è un libro piccolino. E per questa presentazione mi sono avvalsa della collaborazione della mia amica e collega Loredana Loparco, che è una kinesiologa olistica e quindi è una persona competente e capace di introdurre questi argomenti di cui fra poco parli in maniera più approfondita. Sì, mi prendo subito la parola. Sì, che kinesiologa olistica significa un po' conoscitrice di quello che è il movimento del corpo, del suo linguaggio, nella sua interezza. Nella sua interezza intesa come corpo mentale, corpo fisico, corpo emozionale. Il libro di Francesca illustra esercizi da fare attraverso la vocalità, ma attraverso il corpo. Grazie al corpo si riesce a mettere fuori quello che è lo spirito, l'intenzione della persona. Francesca ed io, mi permetto di dire, abbracciamo più discipline, sia quelle occidentali, quelle orientali, quelle africane, quelle del Nord America, perché nei vari studi ci siamo resi conto che tutto è unità e qualsiasi disciplina, qualsiasi medicina ha come obiettivo il benessere dell'individuo, della persona. Gli esercizi energetici che propone Francesca e che propongo anche io nelle mie attività lavorative comprendono, come dicevo, il corpo fisico e il corpo spirituale. Seguendo la medicina orientale, sia quella giapponese, quella cinese, ma anche quella indiana, scopriamo che da millenni loro conoscono, oltre al corpo fisico della persona fatta di ossa, muscoli, vene, eccetera, gli organi, conoscono dei canali e dei centri energetici grazie ai quali noi possiamo vivere nell'equilibrio. Questo equilibrio è fatto di corpo, mente cognitiva, mente istintiva. Con gli esercizi energetici si riesce a immettere insieme questo corpo mentale, questo corpo spirituale. Spesso noi pensiamo che abbiamo un dolore, prendiamo la medicina, il dolore passa la sintomatologia. Prima di far passare realmente il dolore ci vuole molto tempo. Attraverso la medicina energetica si va a curare la causa del dolore, quindi andiamo a togliere la sintomatologia, aia mi fa male, ma andiamo a togliere ed equilibrare qual è la causa. La causa può essere di origine traumatica esterna, attraverso un incidente ad esempio, ma traumatica interna. Questa traumatologia interna proviene sia dagli eventi del presente, ma da anche molto spesso eventi del passato. Come facciamo a sapere che ci sono eventi del passato che ce li portiamo? È attraverso una memoria che è data dalla scrittura, dalla fotografia, dal detto anche delle nostre famiglie, ma soprattutto dalla memoria cellulare. Ora attraverso, non mi voglio dilungare in questo discorso perché è ampio, è difficile, ma già solo andare a incuriosirci sul fatto che la nostra cellula conserva la memoria è proprio importante.
perché grazie ad essa possiamo conservarla, ma possiamo anche trasformarla. Con gli esercizi di Francesca, che Francesca ha sapientemente scritto in questo libro, si riesce a far emergere quella che è la memoria disturbante per poi farla esprimere attraverso la voce. Francesca utilizza i canali energetici, perché lei è anche una maestra di Shiatsu, e utilizzando la conoscenza che proviene da questa medicina giapponese, si riesce con la vibrazione del canto, con la vibrazione della respirazione, a muovere i blocchi che sono distribuiti all'interno del nostro corpo. Quello che voglio dare adesso sono degli spot di curiosità, quindi che cos'è lo shiatsu, che cos'è questa memoria cellulare, che sono i canali, che sono i chakra. Potremmo incuriosirci, potremmo andare a interrogarci su che cosa, e potreste chiedere. Nel frattempo passo subito la parola a Francesca, in modo che ci illustra anche degli esercizi da poter estratti dal suo libro, ma da poter fruire quotidianamente anche da soli. Sì, infatti quello che ho scritto è un metodo, nel senso che c'è una breve parte di teoria per introdurre ovviamente l'argomento, i due argomenti, perché le cose di cui mi occupo io sono voce, quindi canto, e shiatsu, quindi medicina tradizionale cinese applicata a questa disciplina giapponese stupenda dello shiatsu, quindi una disciplina prettamente corporea. Quindi di che stiamo parlando poi? Che cosa bisogna fare con questa voce? Prima di tutto non bisogna essere dei cantanti, bisogna semplicemente avere una voce ed utilizzarla, e utilizzare la propria voce, perché diciamo, ci sono altre discipline nelle quali c'è una persona che fa dei suoni oppure canta, quindi non so se avete mai sentito parlare dei bagni di suoni, oppure i famosi sciamani che cantano e in questo modo mettono in vibrazione il corpo della persona. In questo caso si propone alle singole persone di utilizzare la propria voce. Quindi è uno strumento che rende anche autonomi in questo senso. Quindi è quasi una liberazione. Sì, sì, è anche una richiesta di prendere coscienza del proprio sé e di tutto il proprio potenziale, perché molte volte noi ci sentiamo come se fossimo persi e abbiamo sempre bisogno di aiuto. Non che chiedere aiuto non sia una cosa importante, ma non ci rendiamo conto di che esseri meravigliosi siamo. Siamo persone ricche di potenziali incredibili. Si narra che in momenti di pericolo, cioè una madre ha un figlio in pericolo, la madre riesce a fare delle cose soprannaturali, no? Si tirano fuori, quando si sbloccano le inibizioni, si tirano fuori dei poteri enormi. Oppure io ho visto con i miei occhi una parente, insomma, calmare la bambina piccola che aveva dei dolori forti, che stava mettendo i dentini, quindi sono dolori molto molto forti, semplicemente con la mano. C'era una mano sulla tempia che la calmava totalmente. Che cos'è quello? Che gesto è? Perché? Perché calma? Di cosa stiamo parlando? Quindi quella vibrazione, cioè la mamma che mantiene il bambino e lo rassicura totalmente, è una vibrazione, cioè è un'energia quasi, sì, che viene fuori. Ma è anche momento fisica, cioè non è una cosa campata in aria. Se voi provate a mettere una mano sulla superficie dell'acqua, vedrete tutte le vibrazioni che provengono dalla mano, cioè il corpo emette vibrazioni che si rendono visibili in questo modo, tramite l'acqua ad esempio. Tramite la voce è semplice, perché sono udibili. Quindi si sentono queste vibrazioni, nel senso che se io da qui canto e metto un suono e arriva fino a lei, cioè lei riesce ad udirlo, vuol dire questa vibrazione ha viaggiato sicuramente da qui a qui, su questo non c'è dubbio, altrimenti lei non potrebbe udirla. Questa vibrazione viene usata conoscendoli nei meridiani energetici, cioè in questi percorsi che attraversano il corpo, oppure in singole parti del corpo. Cioè ci sono esercizi che riguardano
le articolazioni in sequenza, caviglia, ginocchio, anca, oppure i chakra, quindi queste zone in cui si concentra particolarmente l'energia secondo la medicina indiana. L'uso della voce esiste in varie discipline, nello yoga ci sono alcuni tipi di yoga che utilizzano la voce, e il fatto di indirizzare volontariamente l'attenzione e la respirazione in punti del corpo precisi esiste in varie discipline che io conosco, cinesi, ma comunque anche in altre, nello yoga. Quindi unendo queste due cose, le due cose che pratico io, quindi canto e conoscenza e uso dei meridiani energetici, è abbastanza evidente come si ottengono questi effetti. Benissimo, volevo aggiungere una cosa che a me importa sempre, e che anche nella cultura occidentale tutto questo esiste, perché altrimenti diventa un po' separatorio, credente e non credente. Proviamo ad unire le conoscenze, perché come dicevamo non abbiamo inventato nulla, ci sono queste sapienze da millenni, ma anche nell'Occidente attraverso, diciamo, le nuove psicoterapie. C'è la psicoterapia funzionale, ad esempio di Lowen, che utilizza il sistema corpo affinché la psiche si riesca ad equilibrare, e anche lui ha proposto degli esercizi corporei per poter aiutare la persona in autoaiuto, perché l'importante è dare strumento e donare lo strumento e non tenerlo per sé. Quindi per superare qualsiasi tipo di ansia, di paure? Assolutamente sì, ansie, paure, difficoltà quotidiane. A volte si scatenano degli stati d'ansia che sono così forti che le persone evitano, non vivono più delle situazioni abituali, perché altrimenti lo stato di tensione dovuto a un respiro bloccato lo fa vivere talmente male un evento che si vieta a se stessi di poter avanzare, ma anche una quotidianità, l'andare a fare la spesa, l'andare ad un concerto. Molto spesso ci si nasconde dietro a un "ah vabbè, non ne ho voglia", "ah vabbè, me la spediscono a casa". È un limite che stesso noi umani mettiamo all'avanzare per la paura. Francesca adesso farà qualche esercizio noi insieme, perché poi la bellezza di quando facciamo queste esperienze che ci nutriamo gli uni con gli altri, io utilizzo Francesca con la sua voce. Francesca, allora se lo giri lo facciamo anche vedere, così sì, appunto per chiunque lo voglia acquistare, va bene? Perfetto. Bene, grazie. Allora vediamo allora in forma pratica che cosa. Sì, in forma pratica. Sì. Proviamo a sentire, e quindi provate a fare questo esercizio. Si può dire da casa, in modo corretto di esprimersi, provando proprio a farlo, quindi con l'atteggiamento di dire ok, verifico quello che questa persona mi sta dicendo. Emettiamo 3 M in espirazione, quindi io inspiro ed emetto una M, e lo facciamo per 3 volte. Se ve lo chiedo già mi sapete dire che qualcosa è entrato in vibrazione, ad esempio il naso, oppure le labbra.
le labbra oppure qualcosa dentro la testa. Sì, no? Le labbra, io ho sentito questa vibrazione proprio, forse proprio emettendo il suono, anche se avevo le labbra chiuse, sì. Un tremore, ecco, chiamiamolo così. Quindi vuol dire che il suono già sta mettendo in movimento qualcosa. Quindi adesso io lo faccio volontariamente, faccio, diciamo, sintetizzo un po', però noi percorreremo tutta la linea che parte dalla gola e attraversa il centro della faccia e della testa per arrivare alla nuca. Però prendo come esempio solo alcuni punti. Partiamo proprio dalla gola, quindi mettiamo le mani qui sulla gola e emettiamo una M. Questo risulta abbastanza evidente, le corde vocali si trovano proprio qui dietro, quindi il suono è molto forte, molto, si avverte in maniera molto forte. Proviamo con il mento. La vibrazione è meno forte, però comunque il mento praticamente si mette a vibrare. È vero, si sente tantissimo. Bene, ascoltiamo che cosa si è smosso, ma pensiamo quante volte io sento la mandibola contratto, addirittura mi accorgo che durante la notte sto digrignando i denti e quindi ho bisogno di mollare le mascella. Attenzione, la mascella. E quindi proviamo a toccare il naso e facciamo una M. Spostiamo le mani al centro della testa, in quella zona della fontanella. Piccola chicca: se in questa zona non si sente la vibrazione, proviamo a cambiare la nota, cioè invece di fare provo una nota più bassa o più alta. Voi avete sentito la vibrazione in alto? Sì, io poco. Poco, allora proviamo cambiato nota, sì, proviamo a toccare la parte, questa parte qua della fontanella e cambiamo nota proprio facendo una sirena, quindi e cercate la nota che fa vibrare questa zona. Quindi nel caso di chi sta guardando, mettete in pausa, cercate questa nota, cioè salite o scendete. E cercate la nota che mette in vibrazione la zona. E poi continuate emettendo quella nota. E infine lo facciamo con la parte dietro della nuca. Sì, devo alzare perché inizio a sentire che si vogliono muovere le gambe, quindi questa forza vitale si sta muovendo. Questa è una delle cose da dire. Quando il corpo decide di esprimersi bisogna assecondarlo, assolutamente. Proviamo. Anche qui si sentiva la parte di dietro? Sì, sentita perfettamente. Bene, quando avete
le cervicali che danno fastidio, provate a fare questa vibrazione che è proprio un massaggio sonoro vero e proprio. Proprio quando fa male la cervicale, questo è un esercizio da fare. Sì, sottolineo che è un particolare importante perché non ci pensiamo, ah, il collo è facile. Sì, inoltre non ha nessun tipo di controindicazione perché quando non fa male allo stomaco. Sì, e volevo dare il trucchetto perché se qualcuno mi avesse detto no, non sento la vibrazione, davo il secondo consiglio. Il primo è quello di cambiare nota. Il secondo è quello di raddrizzarsi. Molte volte noi stiamo piegati e il suono ha difficoltà a passare perché il suono viene trasmesso dal corpo che vibra. Se noi il corpo che vibra, che nel nostro caso è il nostro corpo, lo spezziamo, stiamo impedendo al suono di camminare, alla vibrazione di camminare. È come se una cosa che sta vibrando noi la blocchiamo così. No? E quindi viceversa sappiamo che quando il suono vibra, passa, muove, vuol dire che il corpo è libero. Questo è il concetto. Sto qua. Bene, proviamo ad andare al torace. E quindi semplicemente metteremo una mano sullo sterno. Vi consiglio già di ascoltare che quando parlate il torace vibra, lo sterno vibra. Pensate che qui c'è una cassa toracica, una cassa armonica. La cassa armonica, per intenderci, ad esempio, è quella della chitarra. Cioè c'è uno spazio vuoto in cui il suono può prendere corpo. Quindi proviamo ancora con la M. E poi facciamo sfociare questa M in una vocale, quindi in una A. Proviamo anche a mettere una mano dietro per sentire che il suono sta proprio al centro, non è che sta davanti né solo dietro, si trova al centro del corpo e fa muovere tutto il corpo. Proviamo ancora con la M che diventa A. Contattare l'addome. L'addome è un'altra zona, diciamo, questa è una zona dove sentiamo le tensioni quando abbiamo quell'ansia di cui parlava Loredana, tutto si concentra in alto, oppure abbiamo questo addome dove stitichezza. si blocca tutto, non riusciamo, ci sentiamo tutti pesanti in questa zona. Proviamo a sbloccarla questa zona, quindi mettiamo una mano e una mano sull'altra. Quindi raddrizziamoci perché appunto il corpo deve essere libero e proviamo a emettere una M che poi scende di nota, cioè e raggiungiamo la nota più bassa che abbiamo. Ancora.
e una terza volta. Allora, per intenderci, la vibrazione qui non sarà come quella di questa zona dove è tutto molto forte, ma è come se fosse ovattata, cioè è all'interno del corpo, in una zona che immaginate contiene parecchi liquidi, contiene gli organi interni, quindi siamo qua sotto, c'è l'intestino e poi sotto ci sono gli altri organi. Quindi la vibrazione non sarà, come posso dire, intensa, però più sottile, sì, è molto più un fremito leggero. Può assomigliare a come quando io ho le farfalle nella pancia, nel senso che mi sono emozionata e quindi avverto questa cosa che si muove qui, più o meno questa è la sensazione. Sì, aggiungo, sì, quando prima ho detto della stitichezza, è vero, è reale, perché qui stiamo parlando di pancia, ma di intestino, e stiamo parlando della zona emozionale. Qui fa parte il secondo, terzo chakra, che è il contenitore delle emozioni. Quindi non so se mi è capitato di pensare a una persona, è un po' stretto di emozioni, non si emoziona, o l'eccesso opposto, si emoziona troppo. Quindi questo, parlavamo delle farfalle o dei calabroni. Abbastanza spiacevole. Sì, voglio far immaginare una cosa semplice, cioè quando io mi sento a casa l'intestino è a posto, basta cambiare città e praticamente non sono più in ordine, quindi è una cosa proprio molto, molto concreta, reale. Molto reale. Sì. Vuoi fare un cappello conclusivo di quello che è l'espressione del libro e un po' l'espressione del nostro lavoro? Sì. Allora, l'espressione del libro succederà che voi, sfogliando le pagine, troverete proprio degli esercizi da fare. Questi esercizi si riferiscono a parti del corpo oppure questo sistema dei meridiani energetici. L'obiettivo è quello di riequilibrarsi, cioè ritrovare il centro di sé, quindi non essere né troppo in alto, in questa sensazione qua, né troppo in basso, quindi essere depressi, essere giù. Ecco, sentirsi proprio al centro ed esserlo fisicamente. Per quanto riguarda il nostro tipo di lavoro, il nostro lavoro agisce quindi probabilmente su parti fisiche del corpo, ma ovviamente non stiamo parlando solo di questo, perché faccio l'esempio più semplice. Se una persona è triste, guardate le spalle, succederà questo, cioè si svuota questa parte e la persona sta così. Se una persona la raddrizzi in questo modo, non può continuare ad essere triste, oppure ritornerà con le spalle così. Non c'è distinzione tra la persona come sta, come tiene il suo corpo, come ha distribuite le energie vitali e come si muovono le varie cose, sia emozionali ma sia anche proprio di chimica e funzionamento fisiologico del corpo. Sì. Benissimo, allora direi che abbiamo concluso. Ringraziamo le nostre ospiti. Speriamo che ci vengano a trovare quanto prima. Mi raccomando, acquistate questo libro, ripetiamo il titolo, La mia voce, il mio suono.